Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video refill. Allora, qui diciamo questi sono gli ultimi sprazzi dell'estate e questo refill che andrò a fare, insomma il risultato finale sarà abbastanza estivo. Infatti questo video è di un mesetto fa più o meno e quindi va bene, decido di caricarlo adesso perché se no va perso e invece mi piace tanto il risultato finale, quindi voglio farvelo vedere. Ancora siamo in tempo, siamo proprio al limite, l'estate sta quasi finendo. Va bene, faccio un refill in acrilico e qui sto andando a smontare il vecchio lavoro che era sempre acrilico, struttura in acrilico e poi colorato con semipermanenti e quindi niente, quello che faccio sono sempre le stesse cose. Allora, una cosa che mi viene in mente di dirvi per tante persone che mi fanno questa domanda, su sistema acrilico molte volte quando poi vanno a colorare sia con gel che con gel color che con semipermanente, il colore dopo un po' si spellicola. Come potete vedere qui sono quattro settimane di ricrescita e assolutamente il colore sta tutto lì. Perché questo? Perché acrilico prima di andare a mettere il colore non va bufferato con il buffer di grana fina, acrilico va lasciato ruvido. Sì, possiamo passare un buffer, ma un buffer con la grana un pochino abrasiva, un pochino aggressiva diciamo, e non troppo consumato, perché praticamente voi dovete riuscire a vedere le righe, i segni che vi lascia il buffer. In quel modo il prodotto, che sia gel color che sia semipermanente, riesce ad aggrapparsi in queste righe che lasciamo sulla superficie, quindi non c'è nessun problema di spellicolamento e cose varie. Quindi una piccola differenza che dobbiamo fare per quanto riguarda invece la finitura, la bufferata finale che facciamo magari con agrigel e con gel, che se anche lo rendiamo bello liscio, senza righe, senza segni, non succede niente. Invece con acrilico bisogna adoperare questa piccola accortezza. Va bene, e qui vado a fare un incapsulato sulle due unghie centrali utilizzando come colore di base un semipermanente. Ho fatto questa cosa anche in un altro video, ve lo lascio qui in alto a destra, il video dove utilizzavo semipermanente e poi andavo ad incapsulare con acrilico clear. E quindi va bene, insomma questo sistema funziona benissimo, mi dura benissimo le 4 settimane, non succede nulla. Ho deidratato, preparato l'unghia naturale e qui sto andando a mettere come base una base in gel che è la Care and Repair di Moda Unghie. Ve lo dico spesso, la utilizzo molto questa base, mi trovo molto bene. Poi faccio il mio strato sottilissimo di acrilico clear e poi comincio a mettere il colore nelle due unghie centrali, vado ad incapsulare tutto quanto eccetera. Invece le altre tre unghie le andrò a refilare con acrilico cover e poi dopo andrò a smaltare sopra, andrò a colorare sopra queste le tre unghie restanti. Va bene, i passaggi che faccio più o meno sono quelli. Io in questo video anche vi lascio ad una simpatica musichetta perché ho da fare, ho da editare di corsa anche altri video e voglio cercare di fare tutto e quindi mi voglio sbrigare, ecco, proprio ve la dico proprio così com'è. Cercherò come al solito di lasciare tutti i link ai prodotti che uso giù nell'info box e quindi io spero che vi piaccia questo suggerimento. Ovviamente io adesso qui sto utilizzando questo colore, ma possiamo utilizzare qualsiasi tipo di colore, qualsiasi quello che a voi piace, ecco, e potete incapsulare diciamo la qualunque, quindi questi sono dei cuoricini e come vedete sono abbastanza fosforescenti, sono fluo e quindi è veramente estivo questo lavoretto, però ancora faccio in tempo.
Va bene, io vi ringrazio tantissimo sempre per stare qui con me, per lasciarmi un bel like, non ti dimenticare quando finisce il video, poi corri, scappi a guardare un altro video e ti dimentichi di mettere il mio like, quindi mettilo subito, ti aspetto, dai, dai, ti aspetto, ok, grazie. Iscriviti al canale se sei nuova e passi qui per caso, e io vi mando un bacio grande grande, in alto a sinistra ci sono i miei social, vi abbraccio, ci vediamo alla prossima e ciao! Thank you.